comunità, come una comunità scolastica, ma anche una comunità municipale e cittadina, perché appunto abbiamo fatto insieme questo incontro tra un gruppo di attivisti e municipio di grande di una città e poi insomma insieme a questa scuola abbiamo fatto tanti incontri diversi. E domani il professor Gabriele Bisi è oggetto, diciamo, di un seminario che si svolgerà alle 10, quindi una mattina e uno il pomeriggio, che si svolgeranno al Dipartimento di Storia dell'Università della Sapienza, e quindi sono riuscito a intercettarlo oggi tra degli studi che stavo facendo qui a Roma, e quindi questo tempo prezioso. E intanto mi farò un applauso, perché a questo punto rompiamo. Io cercherò di dire pochissime cose, abbiamo impostato un po' questo incontro in questo modo. Farò un paio di domande e poi darò la parola al pubblico. Ci sono alcune persone che hanno già preparato delle domande, in modo che cerchiamo il più possibile anche di affrontare varie questioni che possono essere interessanti per questo incontro. L'abbiamo chiamato discorsi sul metodo, che era un tentativo forse un po' arrischiato da una parte e dall'altra appunto un po' modesto, di provare a mettere insieme un dibattito con Carlo Ginzburg di un paio d'ore. Io qui ho sul tavolo alcuni dei libri di Ginzburg che sono usciti negli ultimi, che sono in commercio oggi, che sono usciti negli ultimi anni. Gli ultimi due libri, La rivisitazione del formaggio Verni e Di non di manco, in realtà sono dei libri che hanno pochi giorni e pochi mesi. Abbiamo messo il metodo, questi discorsi in realtà plurali sul metodo, proprio perché di fatto la produzione di Ginzburg e la storia intellettuale di Ginzburg attraversa le varie discipline, addirittura forse azzarderei mutandole, nel senso che c'è un senso della storia prima e dopo Ginzburg. L'idea della disciplina stessa della storia forse appunto può essere passata sotto la lente del percorso appunto di ricerca ginzburgiana. E parleremo appunto sicuramente di una serie di questioni per cui nelle enciclopedie si trova il suo nome associato, appunto come quella della microstoria. Mi piacerebbe insomma, senza introdurre che cosa è grande come una città, poi magari ci torneremo alla fine di questo incontro, partire subito e partirei dalla vocazione. Tu racconti in una lezione che hai fatto alla Scuola Normale di Pisa, dove hai studiato e dove poi hai insegnato, di fatto che hai avuto una doppia vocazione. Partirei dalla prima e poi proverei a farti una domanda invece sulla seconda. La vocazione di fare lo storico. Tu racconti che appunto eri uno studente e che a un certo punto ti ricordi che quella vocazione ti è venuta in un momento preciso, di fronte a uno scaffale, a una vetrata, e sicuramente partiva da una serie di letture, in parte familiari e in parte dal lavoro intellettuale di Gramsci. A un certo punto hai capito che quegli interessi lì, che potevano andare in mille direzioni diverse, invece ti interessava portarli, modularli rispetto appunto a un lavoro di ricerca sullo storico, e in lavoro di ricerca sullo storico poi sei andato a cercare una cosa singolare per quegli anni, appunto i processi per stregoneria e poi appunto tutto il lavoro che hai fatto su che hai cominciato a fare appunto sulla storia moderna, che poi porterà nel 1966 ai Benandanti. In quell'incontro sempre racconti che il primo saggio che scrivi è del 1961 ed è un saggio su una contadina modenese, se non sbaglio, esatto, sì, avevi 22 anni, quindi è una vocazione molto precoce e altrettanto determinata.
Ti vorrei chiedere di raccontare un po' di più di questa vocazione, diciamo che oggi la vocazione per lo storico, diciamo, non è una vocazione forse che va per la maggiore, siccome siamo in un contesto scolastico, in un contesto scolastico liceale, cosa voleva dire appunto in quegli anni una vocazione per lo storico e cosa è significato, diciamo, quella vocazione, quanto gli sei stato fedele, quanto ovviamente l'hai tradita in mille modi possibili, attraversando poi tutte le discipline che appunto ritroviamo nei tuoi lavori. Ma dunque, prima di tutto vorrei ringraziare moltissimo per questo invito, veramente per me è una gioia essere qui, è un privilegio. Ecco, io volevo fare un'obiezione a una parola che tu hai usato, e la parola è poi, perché tu hai detto, sì, c'è stata questa scoperta della vocazione, è uno storico, e poi hai deciso di concentrarla. Ora invece, quello che è successo è che simultaneamente, io guardando questa vetrata, mi sono detto, ho fatto tre scelte contemporaneamente. Non sapevo naturalmente se sarebbero durate, però una era cercare di diventare, di fare, imparare il mestiere dello storico. E la seconda, contemporaneamente però, lavorare sui processi stregoneria. E la terza, cercare di cogliere le voci, gli atteggiamenti delle vittime. Ora, diciamo, ancora oggi non sapevo quasi niente dei processi stregoneria. In realtà c'era un film che mi aveva molto impressionato, un film in bianco e nero di Dreyer, che si chiama Die Sire. C'è una storia di una vecchia che viene accusata di stregoneria. Il film è famoso, mi pare sia del 1946. Ricordo che mi colpì moltissimo il fatto che questa vecchia, che è una vittima, si trova di fronte a dei giudici, si svolge in Olanda nel 600, questi giudici la guardano e non hanno un'aria feroce, la guardano cercando di capire, questa cosa mi colpì moltissimo, però in quel momento, diciamo, anche al film non pensavo, come non pensavo a qualcosa di molto più profondo che invece ha avuto un'importanza straordinaria per me, ma era completamente inconsapevole, e cioè che c'era un rapporto fra, diciamo, i miei ricordi, esperienze di bambino ebreo durante la guerra e quest'idea di lavorare sulle vittime. In quel momento non mi rendevo assolutamente conto che l'idea di lavorare sulle vittime, cercare di afferrare l'atteggiamento, le voci delle vittime attraverso i processi, inquisitoriali, gli archivi della repressione, era in realtà molto difficile e implicava per l'appunto una riflessione sul metodo che forse sarebbe venuta comunque, nel senso che forse questa passione per la riflessione sul modo di lavorare forse l'avrei avuta comunque, ma in questo caso è diventata inevitabile. Insistevo su questa simultaneità perché mi pare importante il fatto che in questa scelta c'era l'ignoranza. Io credo che, diciamo, nell'insegnamento, e questa è la mia esperienza, diciamo, prima come studente e poi come insegnante, si tende a dare per a tacere il fatto che all'inizio c'è l'ignoranza, si apprende. L'homo sapiens è l'uomo che è una specie animale che sa imparare. E quindi questo momento dell'imparare implica un'ignoranza che può essere ridotta, non è un elogio dell'ignoranza, quello che lo faccio, ci mancherebbe altro, ma è un elogio della possibilità di diminuirla, di imparare. Ora, questo, diciamo, la tecnica dell'apprendimento, devo dire, è qualcosa che continua a appassionarmi e, anche perché continuo a lavorare su temi su cui non so nulla all'inizio. Quindi questo momento dell'apprendimento, passare dall'ignoranza a una ignoranza minore, in realtà mi appassiona moltissimo. E poi, ma di questo forse parleremo dopo, c'è l'uso oggi, da qualche decennio, di internet. E io su questo, vabbè, dopo ne parleremo. Mi fermo perché sennò vado avanti. No, io, come dire,
faccio Teto per Platone nei Sì. dialoghi, faccio solo quella parte lì, per Socrate. C'è una seconda parte di questo racconto di vocazione in cui tu appunto dici: mi sono reso conto a 30 anni che studiare i processi di stregoneria dell'età moderna aveva una analogia con le persecuzioni degli ebrei che ho vissuto nella mia famiglia, e quella cosa in qualche modo appunto è un'analogia che forse è stato bene rimuovere e che a un certo punto scopro. C'è un aspetto, diciamo, dichiaratamente politico nella tua vocazione di storico, dichiaratamente perché lo dichiari tu e parli esplicitamente di un tentativo di trovare una lotta di classe all'interno di quel mondo di streghe e di persecuzioni dell'età moderna, e poi perché appunto la tua storia familiare è una storia marcatamente antifascista. Insomma, tuo padre, Leon Ginzburg, è stato appunto un antifascista militante che appunto è anche una vittima appunto della peggiore persecuzione fascista. Queste due storie, quindi queste tre storie, diciamo, quella della ebraica, la questione della lotta di classe, la questione dell'antifascismo, sono esplicitamente politiche che pesano, diciamo, in quella vocazione e poi nel tuo lavoro di ricerca continuamente, oltre che nel tuo lavoro chiaramente di intellettuale pubblico. Allora, l'elemento della lotta di classe era molto invece consapevole in me, nel senso che in quel momento i libri che ho pensato mi avevano spinto in quella direzione erano dei libri, vabbè, c'erano i quaderni del carcere di Gramsci che avevo letto a 18 anni e mi avevano fatto un'impressione straordinaria, ma questa è un'esperienza condivisa con, diciamo, una generazione, moltissimi della mia generazione, e poi, diciamo, decenni dopo nel mondo. Oggi Gramsci è, diciamo, è presente, possiamo dire, in una larga parte del mondo. Gramsci. Poi Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Qui c'era anche, forse in maniera trasposta, l'esperienza del confino, di cui mio padre era stato confinato a Pizzoli, vicino all'Aquila. Io ho passato, diciamo, dall'infanzia, la primissima infanzia lì, ho dei ricordi vivissimi di quegli anni. E avevo poi conosciuto Carlo Levi e diciamo che sia mio padre sia Carlo Levi erano stati, diciamo, avevano partecipato alla lotta antifascista nello stesso gruppo, cioè Giustizia e Libertà. Quindi anche qui c'era un elemento, diciamo, biografico trasposto, si potrebbe dire. Però c'era anche, per quanto riguarda Cristo se si è fermato a Eboli, vedo oggi questa, diciamo, racconto di un'esperienza di un intellettuale con una forte componente illuminista che si trova di fronte a un mondo permeato di credenze magiche nei cui confronti ha un atteggiamento che non ha nulla di paternalistico. C'è un desiderio di comprendere, c'è un distacco, non c'è nessuna identificazione. Però non c'è nessun paternalismo. Questo, diciamo, me lo dico, me lo sono detto retrospettivamente. E poi c'è stato un altro libro che per me è stato importantissimo in quel momento, e cioè Il mondo magico di Ernesto De Martino, che è un libro, diciamo, un libro straordinario. È un libro la cui tesi io non ho mai condiviso. De Martino era convinto, e lo dice nel suo libro, che i poteri magici esistono, io non ci ho mai creduto, però mi interessava moltissimo l'argomentazione di De Martino legata a questa tesi. E questo è un libro, diciamo, su cui ho continuato a riflettere, a lavorare, eccetera. Ora, in realtà io sono partito, nella mia ignoranza dei processi di stregoneria, con una tesi, che retrospettivamente, come dire, la situo benissimo, diciamo, nel tempo, cioè l'idea che la stregoneria fosse una forma rudimentale di lotta di classe. Quindi Gramsci e però Michelet, anche la strega, questo libro bellissimo di Michelet, La Sorcière, cioè la strega come ribelle, come incarnazione della rivolta.
Ora, quello che è successo è stato che in quel saggio che tu hai citato, e che è stato il primo saggio che io ho pubblicato nel 1961, era un capitolo della mia tesi laurea, dunque io ho trovato un processo di inquisizione, ero stato mandato a lavorare sui processi di inquisizione di Modena da Delio Cantimori, un grande storico, che diciamo è lo storico in carne ed ossa da cui ho imparato di più, e lui mi disse di andare a vedere questi processi di inquisizione a Modena. Io ricordo che andai da lui e gli dissi: ho trovato un tema di ricerca, e lui mi stava a sentire, era lì nella sua biblioteca, nella sua casa. Processi di stregoneria, anche tu! Io credevo di aver avuto chissà quale idea. Uno storico più vecchio di me, Alberto Tenenti, si occupava in quel momento di processi di stregoneria, però da un altro punto di vista, cioè la persecuzione, la fine della persecuzione. Tu hai citato giustamente, hai detto, ma questo era un tema che allora in realtà era, diciamo, marginale negli studi storici, parlo, diciamo, del 1959-60, marginale negli studi storici, per quanto riguarda la storia della persecuzione, ma l'idea di occuparsi delle vittime, ma questo era un tema che, diciamo, non veniva in mente a nessuno storico, ma invece era naturalmente un tema importantissimo per gli antropologi. Devo dire che io mi sono trovato, come dire, senza volerlo, ma agli inizi di un dialogo che è stato fittissimo per un paio di decenni fra antropologi e storici. E ricordo appunto di aver letto su Società, la rivista ideologica del Partito Comunista, un articolo, un saggio di Eric Hobsbawm che si chiamava Per uno studio sulle classi o per una storia delle classi subalterne. Gramsci letto attraverso l'antropologia britannica, la scuola di Manchester. Non so se fermarmi o andare avanti. Vabbè. Hai un senso del climax notevole, quindi io ti lascerei andare avanti. No, su questo. Mi veniva in mente. Ho segnato domanda sui subalterni. Quindi... Benissimo. Allora vedi, ti ho letto nel pensiero. Ho letto questo saggio di Hobsbawm, 1960, direi, o 59, su Società. Dunque, 30 anni dopo, nel 1988, sono stato invitato a partecipare a un convegno in India, non ero mai stato in India, a un convegno, un dialogo fra storici indiani e storici europei, ma soprattutto francesi. Era Jacques Le Goff e Maurice Lemar che avevano organizzato questo. Gli europei erano tutti francesi, tranne due, Peter Burke e io. Allora, questo viaggio è stato per me indimenticabile. E arriviamo a un certo punto, così ero andato in giro, avevo fatto delle conferenze nel Rajasthan, a un certo punto si arriva a Calcutta e c'è l'incontro, e uno storico indiano con un'aria molto autorevole, con un bellissimo accento oxoniense, mi dice: senta, ma lei è italiano, che cosa vuol dire esattamente subalterno? Allora, la cosa retrospettivamente mi colpisce, perché eravamo proprio alla vigilia dell'emergere del gruppo dei Subaltern Studies, che poi ha avuto una risonanza mondiale, e dei capitoli molto diversi. Il primo capitolo è fortemente influenzato da Gramsci, dopo molto meno. Però mi ha fatto questa domanda e io ho risposto, ho detto... ci sono delle connotazioni militari, ho detto anche, adesso non mi ricordo perché sono passati tanti anni, ma devo aver detto che Gramsci in questo modo voleva aggirare la censura carceraria. Solo molto tempo dopo, e l'ho scritto in un articolo su De Martino per l'appunto, mi sono reso conto di qualcosa che non ho notato nella amplissima letteratura su Gramsci, e cioè che Gramsci voleva naturalmente, come dire, aggirare la censura carceraria, ma in questo modo, attraverso il lessico che ha usato, ha di fatto preso le distanze intellettualmente dal linguaggio della Terza Internazionale. E questo ha avuto un'importanza decisiva nella sua fortuna mondiale, decenni dopo la sua morte.
Perché se pensiamo al termine subalterno, classi subalterne, ma in India, se Gramsci avesse parlato del proletariato, ma dove era il proletariato in India? Mentre invece diciamo le classi subalterne, beh, effettivamente in India era un termine che trovava un riscontro nella realtà. Io, diciamo, questo credo di non averlo scritto, ma lo penso, penso che Gramsci, letto in inglese in India, è stato anche letto gli appunti sul Risorgimento, vedendo in Mazzini una controfigura di Gandhi e in Cavour una controfigura di Nero. Questo non posso provarlo, però. E credo di non averlo scritto, però lo penso. Registrato. Sì, con l'incertezza del caso, no, la prova manca. Sì, vabbè. E, no, e poi la stessa cosa per egemonia, cioè voglio dire, poco tempo fa Perry Anderson ha scritto un libro sull'egemonia, sulla fortuna del termine egemonia, però anche il termine egemonia naturalmente, cioè, non è un sinonimo di dittatura del proletariato, però permette di prendere le distanze rispetto alla nozione di dittatura del proletariato. Quindi c'è questo doppio movimento, secondo me, decisivo per capire la riflessione di Gramsci in carcere. Provo a seguirti e provo a seguire anche, diciamo, il corso degli anni benandanti del 1966, questa storia, diciamo, che provi a fare della cultura, diciamo, di quei decenni, comprendeva una serie di svolte, di turn, come si dice nel mondo dell'università, e sicuramente gli studi postcoloniali, gli studi sulla subalternità, il dibattito che avveniva diciamo, nel mondo accademico, ma nel mondo politico, chiaramente dava voce a una serie di istanze che non avevano avuto voce. Rispetto al... io posso obiettarmi tutte le domande. Quindi... Allora io volevo dire però una cosa, cioè questo libro sui benandanti è uscito nel 66 e, diciamo, io in quel momento avevo il senso di un assoluto isolamento. Un sentimento euforico, devo dire. Io l'ho ritrovato una volta che ho fatto una... avevano organizzato una corsa, insomma, una corsa, vabbè, gita notturna, una passeggiata notturna tra Bologna e Firenze, passando per la Futa. Io ingenuamente accettai e a un certo punto mi sono trovato, perché c'era della gente che correva, io mi sono trovato a un certo punto nel buio, c'era anche la luna e ero completamente solo. Una sensazione bellissima. Io ci ho ripensato pensando alla solitudine in cui, diciamo, mi trovavo, pensavo di trovarmi, quando lavoravo su questi temi, cioè fino alla pubblicazione dei benandanti. L'unico luogo in cui, diciamo, in qualche modo avevo il senso di sentirmi a casa, cioè l'ho scoperto e l'ho cercato, è stato l'Istituto Warburg a Londra. Era, diciamo, la biblioteca di Warburg era a Amburgo, poi con la presa con il 1933 e l'avvento del nazismo, diciamo, la biblioteca è trasmigrata in Inghilterra, dove si trova ancora. E, diciamo, infatti, diciamo, nel 66, contemporaneamente a questo libro sui benandanti, io ho scritto una cosa completamente diversa, cioè un saggio sopra la tradizione dell'Istituto Warburg, cioè da Warburg a Gombrich. Ora, quando invece ho pubblicato Il formaggio ai vermi, no, non era, diciamo, ho trovato una risonanza immediata, tant'è vero che le traduzioni dei benandanti, se non erro, sono arrivate tutte dopo le traduzioni dei formaggi ai vermi, che continuano, ma insomma, vabbè. Quindi il libro che è venuto dopo ha trainato quello che era venuto prima. Diciamo, i benandanti per me è stata la vera svolta. E questa volta, qui però devo fermarmi perché sennò non... ha avuto a che fare col caso e col caso pilotato. Allora, questa idea del caso pilotato è qualcosa che continua a ossessionarmi. Quindi quando parlavo, diciamo, di quello che si può dire su internet, pensavo a questa faccenda del caso pilotato. Io ho scritto un saggio che si chiama, uscito in italiano anche, si chiama Conversazioni con Orion, scritto Orion. Era il nome del software della biblioteca di UCLA, dell'Università di Los Angeles, dove ho insegnato molti anni. E quindi l'idea di usare il catalogo e internet, non solo per trovare delle risposte alle nostre domande,
cosa che io faccio continuamente come tutti, ma anche per usare internet o un catalogo per scoprire delle domande del tutto inaspettate, che generano altre domande inaspettate, eccetera. Poi naturalmente bisogna poi lavorare, no? Però ecco, l'idea di farsi prendere di sorpresa come qualcosa che non è ovvio nella ricerca. Mi viene in mente che mi sono fermato troppo presto perché parlavo di quel saggio sulla contadina modenese, e questo saggio era un saggio che, diciamo, in cui c'erano due coniugi, ma è solo lei che viene processata, due contadini, e Chiara Signorini, questa contadina, viene processata perché viene accusata di avere gettato un incantesimo contro la padrona che l'aveva cacciata dal fondo, 1519. Ora, io mi sono trovato di fronte a questo caso e era una conferma della mia ipotesi, la stregoneria come lotta di classe elementare. Rimasi profondamente deluso. Cioè, mi è parso che questa ipotesi, diciamo, evidentemente valeva poco se una conferma arrivava così presto. Infatti, mi sono messo poi a lavorare con l'idea che non avevo una vera ipotesi, e quindi il ricorso al caso. Io ho quest'idea che il rischio della ricerca, uno dei rischi, sia quello di trovare quello che si cerca, punto. Quest'idea io la condivido ancora pienamente. E quindi bisogna lottare contro questo anche. Ti faccio un paio di domande e poi chiacchieriamo. Tu racconti che per i benandanti a un certo punto passi questo tempo di solitudine anche un po' paradisiaca in questa biblioteca, in questo archivio del Sant'Uffizio in Friuli, e lì appunto poi a un certo punto anche qui il caso ti aiuta a trovare questi benandanti e tu segui questo caso, no, nel senso prima c'è il benandante e poi arrivi a questo all'archivio dell'Uffizio in Friuli. Una delle domande che leggendo i tuoi libri mi posso fare è questa: di fronte a quella solitudine, tu sviluppi, diciamo, il tuo metodo di ricerca per la prima volta in maniera sistematica, da solo, forse all'interno di quell'archivio del Sant'Uffizio. No, io ho avuto dei maestri straordinari, io ho imparato da loro, cioè li posso elencare, ero lì a Pisa, alla scuola normale, ho avuto maestri come Delio Cantimori, Arsenio Frugoni, Augusto Campana, ma anche degli storici molto meno noti, ma però diciamo uno può imparare anche da studiosi non a questo livello straordinario. Poi naturalmente di fronte a del materiale concreto, naturalmente uno deve trovare il modo di analizzare. Però ti voglio chiedere proprio in quella solitudine in quegli anni lì, che ti hanno portato a fare il primo libro, che poi è stato un libro anche paradigmatico per quelli che sono venuti successivamente, come lavoravi? Qual è stato il tuo metodo di lavoro che hai sviluppato da ricercatore storico in quel modo lì? Prima di tutto c'è stata la, dopo la delusione seguita alla conferma dell'ipotesi, ho pensato di fare un giro archivistico cercando, archivi dell'Inquisizione sparsi per l'Italia. E la prima tappa era, io allora vivevo a Roma, la prima tappa è stata Venezia, perché lì c'è un archivio di Stato con un fondo magnifico e c'è un inventario, mi pare della fine dell'Ottocento o principio del Novecento, in cui sono elencati i nomi degli accusati con un riferimento vago alla data e un riferimento vago al tipo eresia, magia, bestemmia. Allora, io non avevo in quel momento un'ipotesi e quindi, come poi raccontai, ma molti decenni dopo, cominciai a giocare quella che chiamai retrospettivamente la roulette veneziana. Cioè, nel senso che io, siccome potevo consultare, come tutti, quattro grossi volumi pieni di documenti al giorno, allora entravo la mattina in archivio e dicevo
4, 75, 37, 28. Utilizzando l'inventario manoscritto, nel senso che doveva esserci nei volumi almeno un processo per magia o stregoneria. Ecco. Allora, però c'era un forte elemento di casualità, perché io non sapevo niente del contenuto, poi in realtà poi li sfogliavo tutti. A un certo punto trovo un documento, 1583 mi pare, in cui un certo Menichino dalla Tisana, un bovaro, viene interrogato e l'inquisitore gli dice: ma tu sei un bel andante? Ora io non avevo mai incontrato questa parola, però ho capito dopo che anche era una novità anche per l'inquisitore. E lui, Menichino, per un po' cerca di non rispondere, poi dice: sì, sono un bel andante. E come gli altri bel andanti sono nato con la camicia e per questo tre volte all'anno vado in spirito nel prato di Giosafatte a combattere armato di rami di finocchio contro le streghe e gli stregoni che hanno delle canne di sorgo e la posta in gioco è la fertilità dei campi. Io lessi questa cosa, chiusi questo fascicolo e travolto dall'emozione uscii dall'archivio che è in questo luogo meraviglioso, accanto alla chiesa dei Frari, dove ci sono alcuni dei quadri più belli del mondo, Tiziano, Bellini, eccetera, e cominciai a camminare su e giù lungo la fiancata della chiesa dei Frari, fumando, perché allora fumavo, cioè mi dai questo senso, cioè del passato, un lontano passato in cui fumavo ancora, e avevo il senso di aver fatto una scoperta straordinaria. Allora, molti, molti anni dopo, avevo scritto poi un libro sulla che si chiama Storia Notturna, sulla decifrazione del Sabba. Questo libro era stato tradotto, è stato tradotto in molte lingue, era stato tradotto in giapponese e mi invitarono a Tokyo per parlarne. E io presi l'occasione per riflettere sulla mia reazione a questo processo. E devo dire che su questo sono tornato varie volte, perché è un momento per me cruciale e come se ci fossero tanti strati. E quando ci ritorno scopro uno strato di cui non mi ero reso conto. Allora, mi chiedo, ma tutti avrebbero reagito, qualunque storico avrebbe reagito nello stesso modo? Cosa c'era nella mia reazione, questa emozione di fronte a questo documento, eccetera? Allora, adesso mi sono dimenticato la tua domanda. Meglio. Te ne faccio un'altra così ti va in solco. Chiara Signorini, Domenico Scandella ha detto Pinocchio. A un certo punto, Chiara Signorini, tu dici quella ipotesi ti sembra arrivata troppo presto e quindi la metti in dubbio. Formaggio e Vermi invece è diventato un classico e Menocchio, come dire, forse è diventato l'epitome di tutti, la storia dei subalterni, la storia appunto nascosta. Quando a un certo punto, secondo te, anche perché questo ci rifletti, il caso che tu dici esemplare, diciamo nell'ambiguità del termine esemplare, diventa un caso paradigmatico, cioè Menocchio è, come dire, quasi è un paradigma in qualche modo. Tu, Benandanti, ricordavi che del 66, negli stessi anni esce il libro di Kuhn sui paradigmi, sulle trasformazioni paradigmatiche, e sta cambiando anche in quegli anni lì tantissimo, come dire, lo statuto della disciplina storica. Tu ti inserisci in una trasformazione importante dello statuto della disciplina storica. Quando esce il primo Benandanti e poi appunto arriviamo il Formaggio e Vermi, è una fase in cui la storia non è più la stessa e chiaramente tu fai parte, diciamo, di questo cambiamento. Allora, io qui devo fare un passo indietro perché devo arrivare a quel saggio del 61 che è il primo saggio che ho pubblicato, quello su Chiara Signorini. Alla fine io scrissi questo caso, nonostante le sue caratteristiche specifiche, può avere un valore paradigmatico. Allora io molti anni dopo rilessi questa frase e rimasi colpito da, prima di tutto, caso. Ho scritto poi su questo. Perché ho definito questo processo un caso? Non è così ovvio, mi sono chiesto, ma che cosa era, cosa significava per me la parola caso in quel momento? Qui io adesso, come capite, sto anche riflettendo sopra
l'ambiguità della parola caso in italiano, che non c'è in tutte le lingue, quindi caso come, non so, in francese hasard e caso come ca, cioè quindi un caso medico, giuridico, eccetera, e poi la casualità, diciamo. Comunque, questo caso, nonostante le sue caratteristiche specifiche, può avere un valore paradigmatico. Allora, ho letto questa frase, riletto, e ho pensato, già, Kuhn, il libro di Kuhn, che mi colpì tanto, ma in realtà uscì l'anno dopo. Quindi io in realtà avevo usato il termine nel 62, il mio saggio era del 61, quindi in realtà avevo usato il termine paradigmatico in uno dei, mi pare, 19 significati che poi Kuhn elencò del termine paradigmatico da lui usato, cioè per l'appunto esemplare, come tu hai detto, però era in realtà una scommessa, cioè nel senso che io avevo trovato un caso, cioè avevo trovato un processo e l'avevo definito un caso, dopo ho riflettuto. Cosa voleva dire per me? Allora, per me voleva dire due cose. Le tradizioni a cui si riallacciava il termine caso. Da un lato, Freud, cioè avevo letto alcuni dei casi clinici, o forse tutti, in traduzione. Dall'altra parte, Sherlock Holmes. Quindi, diciamo, e devo dire che in realtà poi li ho messi insieme tutte e due, Freud e Sherlock Holmes, aggiungendo Giovanni Morelli, conoscitore italiano della fine dell'Ottocento, che aveva studiato in Germania e che scriveva saggi in tedesco, lui era lombardo, scriveva saggi in tedesco firmandosi con uno pseudonimo pseudo-russo, Ivan Lermoliev. E Morelli diceva che per distinguere l'originale grandi pittori, grandi maestri, dalle copie, bisogna guardare i lobi delle orecchie, le unghie, e quindi c'ha delle tavole nei suoi libri con le unghie di Botticelli, le unghie di Botticini. Freud lesse Morelli, una copia del libro di Morelli sulla Galleria di Dresda si trova nella biblioteca di Freud a Londra. Io non l'ho visto, l'ha visto per me il mio carissimo amico Pier Cesare Bori, e mi disse sì, il libro c'è con la data a Milano, io l'avevo sospettato che fosse l'avesse comprato a Milano, e Morelli e viene letto da Freud, e Freud scrive un saggio sul Mosè di Michelangelo che pubblica anonimo prima, e nella nota iniziale c'è scritto: ai lavori di Morelli la psicanalisi deve moltissimo. E io ho messo insieme, allora, in un saggio che si chiama Spio, ho messo insieme Morelli, Freud e Sherlock Holmes. Vabbè. Allora, nel 61, sì, come dire, tutto questo era nuovo. Nel 66 lo era ancora. Nel 76, beh, c'era, diciamo, avevo come dei interlocutori a distanza più evidenti. Non voglio dire che fossi assolutamente solo. Ho citato Hobsbawm, che poi ho conosciuto molto tempo dopo. Lui, anzi, recensì i Benandanti quando uscirono sul Times Literary Supplement, che allora pubblicava recensioni anonime. Io non vidi questa recensione molto favorevole, non sapevo di chi era, ma poi quando il libro venne tradotto in inglese con prefazione firmata da Hobsbawm, allora ritrovai quella recensione. Comunque, e lì naturalmente c'era un elemento che consentiva questo dialogo tra generazioni, cioè Gramsci, perché Hobsbawm aveva letto Gramsci, era venuto in Italia, il suo libro secondo me è più ricco e più bello, cioè il suo primo, Primitive Rebels, è un libro gramsciano profondamente. Gramsci letto, però incrociandolo con tante altre cose, compreso poi, cioè Warburg, che dice: il buon Dio è nel particolare. Il proverbio diceva: il diavolo è nel particolare. Il buon Dio non è particolare, ma allora per me voleva dire nel lobo delle orecchie. Oppure in un processo contro una persona sconosciuta che però
può, diciamo, ecco, può nella sua anomalia rivelare qualcosa di molto profondo. Allora qui, vabbè, mi fermo di nuovo perché sennò... Stavo incantato e quindi mi discanto. Provo a seguirti. La prefazione del libro Il formaggio a vermi, che è stato ripubblicato da poco da Delphi, è famosissima, è bellissima. Mi piacerebbe farti domande appunto su questa lingua saggistica che ti sei inventato, che è una lingua luminosa, però la leggo, come dire, ad uso magari di chi non lo conosce. In passato si potevano accusare gli storici di voler conoscere soltanto le gesta dei re. Oggi certo non è più così. Sempre più essi si volgono verso ciò che i loro predecessori avevano taciuto, scartato o semplicemente ignorato. Chi costruì Tebe dalle sette porte, chiedeva già il lettore operaio di Brecht, le fonti non ci dicono niente di quegli anonimi muratori, ma la domanda conserva tutto il suo peso. Sì, questo lo sottoscriverei ancora parola per parola, naturalmente. C'è un elemento polemico che nel corso della prefazione emerge, cioè non soltanto contro la storia vista solo dall'alto, questo è abbastanza ovvio, ma in maniera, diciamo, la polemica è ovvia, ma però c'è una polemica poi che ha un nome e cognome, un obiettivo polemico che ha un nome e cognome, e cioè François Furet, uno storico francese molto noto, che aveva scritto un articolo dicendo... In realtà, diciamo, delle, non so che l'espressione che usa, non classi subalterne, ma insomma dei ceti popolari, eccetera, noi possiamo fare storia solo attraverso, diciamo, la statistica, cioè loro non hanno nome, sono solo dei numeri. Allora, io, diciamo, ho deciso di scrivere un libro su un uomo, questo mugnaio, e, diciamo, l'elemento polemico era evidente e dichiarato. Ce n'erano altri, come dire, in cui si saliva anche di più, perché io credo, cioè lì c'è una critica molto aspra, che sottoscrivo ancora, nei confronti di Michel Foucault. Michel Foucault era una persona, diciamo, di grande livello, di grande intelligenza. Io ritengo, e credo di essere assolutamente solo in questo, ritengo che non abbia sfruttato come avrebbe dovuto le sue doti. Però questo è un altro discorso. Beh, qua invece, nel senso che io la domanda che ti volevo fare, e poi veramente questa era l'ultima mia domanda, era, insomma, ce n'ho altre 50, partire da questo, effettivamente il paradigma foucaultiano è stato ed è ancora fondamentale in qualche modo nello studio dei subalterni. Oggi moltissima attenzione rispetto appunto alle nuove generazioni subalterni, per esempio i migranti, per esempio appunto i sud del mondo, eccetera, eccetera, mantiene una prospettiva foucaultiana. Tu in questo libro qui sei chiaramente, dichiaratamente polemico, e lo sei insomma anche poi appunto successivamente. Quindi ti volevo chiedere perché, diciamo, quella prospettiva che oggi invece è così importante non ti convince? Allora, diciamo, io lessi il primo libro di Foucault, quello che non si chiamava ancora Histoire de la folie, perché il titolo era diverso, Folie et raison, e scrissi una nota, non era neanche una lunga recensione, una nota per la rivista Studi Medievali, in cui, diciamo, Foucault era perfettamente sconosciuto in quel momento. E quindi io dissi, ma questo sì, una persona di grande ingegno, eccetera, però, diciamo, qui ci sono l'attenzione è solo per il meccanismo di controllo sulla follia, i folli non ci sono. In una nota a piedi pagina dicevo, Foucault registra che il fatto che ci sono, mi pare, due o tre volumi manoscritti alla Bibliothèque Nationale de France a Parigi, sui deliri che sono stati trascritti di uno stalliere nel 600, mi pare, però, voglio dire, lui lo liquida in nota e, diciamo, non se ne occupa. Allora, retrospettivamente, qui, diciamo, io ci rivedo naturalmente l'insolenza del giovanotto che così spara giudizi, eccetera, eccetera, che però il vegliardo che sono oggi condivide ancora. Cioè, nel senso che, come dire, questa prevalente attenzione nei confronti esclusiva, direi, anche nel libro più bello di Foucault, che è Surveiller et punir,
Però ecco, io vorrei sapere dall'altra parte chi erano questi che venivano controllati in questa maniera. E voglio dire, la prospettiva è chiaramente diversa. E è una contrapposizione, diciamo, vittime contro carnefici, vittime contro controllori? No. Perché io devo dire che nonostante quella, diciamo, quella spinta emotiva di cui ho parlato a occuparmi delle vittime, eccetera, che ha ispirato questi libri, però a un certo punto, dopo decenni, di colpo mi sono reso conto che accanto a questa spinta emotiva c'era una inquietante contiguità intellettuale tra me e gli inquisitori. Qui forse mi è rivenuto in mente il film di Dreyer, la faccia intelligente e assorta di quei giudici. E allora ho scritto un saggio che uscì prima in Svezia, poi è stato tradotto, poi dopo l'ho tradotto anche in italiano. Si chiama L'inquisitore come antropologo. Ora qui devo raccontare una storia, l'ho raccontata brevemente da una parte. Mi hanno invitato a Mosca, ma decenni fa, forse 20 anni fa, a fare una conferenza. E a un certo punto ero lì e mi arriva una telefonata e dall'altra parte mi dicono: senta, qui è Memorial. Ora io avevo sentito parlare di Memorial, che è un'organizzazione nel mirino di Putin da molto tempo, che diciamo ha cominciato raccogliendo documentazione sul Gulag, nomi, documenti, eccetera, e in quel momento si batteva per la difesa dei diritti civili in Cecenia. Allora dico: ah sì, ma vorremmo fare un dialogo pubblico con lei. Ma io ero molto lusingato, ma dicevo: ma perché? Perché abbiamo letto quel suo saggio che è uscito in inglese, L'inquisitore come antropologo, e allora ci fu questa discussione e la loro domanda era: ma è possibile usare questa lettura obliqua delle fonti inquisitoriali per leggere i processi dell'età staliniana? Ora, io non mi sarei mai immaginato una lettura del genere. Cioè, nel senso che, come è ovvio, diciamo, chi scrive o chi parla, chi agisce, non può controllare il modo in cui le sue parole scritte, dette, i suoi gesti vengono poi recepiti, rielaborati, eccetera, eccetera. E lì mi sono trovato di fronte, quindi c'è stata una discussione, eccetera, per me molto, molto appassionante. Io credo che questa lettura obliqua effettivamente possa viaggiare, tenendo conto naturalmente della diversità dei contesti. Io anche poi ho elaborato una sorta di tesi che forse nella sua generalità diventa ovvia, e cioè che nessuno che pubblichi un testo o lo scriva, eccetera, è in grado di controllarlo al 100%. C'è sempre un punto cieco, qualcosa che gli sfugge. Quindi devo dire, vabbè. E tu ne approfitti ogni volta, come per esempio in Non di Manco? Sì, devo dire che a un certo punto, perché l'idea è quella di, come dire, cercare... Allora, diciamo che sono due cibi che io trovo letali nella ricerca. L'aria fritta e la minestra riscaldata. Allora, questi vanno evitati assolutamente, per quanto è possibile. Allora, l'idea è quella di porsi, diciamo, degli obiettivi che sono degli obiettivi non ovvi. Allora, dopo aver enunciato questa tesi l'avevo enunciata in un saggio che fa parte di un libro che si chiama Rapporti di Forza, sono delle lezioni che avevo tenuto a Gerusalemme, poi ho aggiunto qualche saggio, e uno di questi si chiama Le voci dell'altro, mi pare. E lì c'è io mi ero imbattuto per caso. Ma perché il caso, secondo me... Allora, qui c'è una frase del più grande storico della letteratura italiana del Novecento, Carlo Dionisotti, che ha scritto: il caso, ossia la norma che permette di passare dall'ignoto al noto. Dionisotti dice questo, un uomo di un'erudizione straordinaria. Naturalmente possiamo, a questo punto, torno per un attimo appunto a Internet, possiamo usare Internet come strumento di produzione del caso. Comunque, mi sono perso. Stai dicendo i punti ciechi? No. I rapporti di forze, i punti ciechi come... Sì, allora,
Allora mi sono detto, beh, ma qual è, diciamo, come, perché lì io avevo, in quel saggio, io avevo studiato un testo di un gesuita francese che nell'anno 1700 scrive una Histoire des îles Mariannes, una storia delle isole Marianne, in cui a un certo punto compare un leader, di una un capo di una rivolta indigena che si chiama Urao. E questo Urao, e lì c'è il discorso di Urao, è un attacco ai colonizzatori europei, una cosa incredibile. Io ricordo, questo saggio era ancora inedito, e fui invitato a Londra alla School of African and Oriental Studies. C'era una platea estremamente eterogenea dal punto di vista etnico, diciamo così. Io lessi questa pagina e dopo venne da me un giovane africano dicendo meraviglioso, eccetera. In effetti è una pagina che parla oggi ancora, solo che c'era, e io diciamo sono partito dall'ipotesi che ci fossero dei modelli letterari, cioè che il gesuita nel momento in cui, diciamo, dà la parola a Urao si sdoppia lui, francese, europeo, gesuita, dà la parola a questo indigeno e si sdoppia. Allora il modello, io pensavo, il modello più ovvio è Tacito, cioè Agricola, l'attacco all'impero romano, devastano, la loro devastazione la chiamano pace. Mi hanno detto, io allora non ero in Italia, che durante la guerra di Vietnam, a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, di fronte alla Normale, avevano messo dei pannelli con questa frase di Tacito. E quindi, sì, allora lì ho enunciato questa tesi, no, perché in questa pagina di Le Gobien, di questo gesuita, a un certo punto si dice, in una nota, no, si dice, ma questi europei hanno anche portato degli insetti che ci danno delle malattie, propagano delle malattie. Allora c'è una nota in cui Le Gobien dice, ma guardate che assurdità, dice questo Urao. Allora, lì, secondo me, c'è una traccia di qualcosa che il gesuita non controlla, la registra, non fa parte dei suoi modelli letterari. Però mi sono chiesto, ma diciamo, l'idea che è impossibile controllare tutto, ma proviamo a confutarla. Come avrete capito, uno dei miei interlocutori favoriti è l'avvocato del diavolo. Allora, l'avvocato del diavolo mi dice, ma prova con un avversario che invece probabilmente ti metterà in scacco. E mi pareva che l'obiettivo di uno che controlla assolutamente tutto nel testo che scrive fosse Dante. Io ho lavorato per anni in realtà su Dante, ho pubblicato dei saggi e a un certo punto ho scritto questo saggio in cui però credo di aver dimostrato che c'è un punto cieco nella commedia. E allora questo saggio l'ho presentato a Vienna nella casa di Freud. Mi prega il punto adatto, il luogo adatto, perché certo Dante non era consapevole, però secondo me anche, perché veramente Dante controlla tutto, no? Uno legge e ha l'impressione che, diciamo, cento canti, la terzine. Ho scritto qualcosa che non è un'idea mia, ma è un'idea straordinaria di un studioso americano, un'idea che non ho visto raccolta a nessuno, che alla fine degli anni 20 scrive le terzine, BCB, eccetera, sono state per Dante un mezzo per evitare, per rendere praticamente impossibili le interpolazioni. Un'idea geniale, geniale. Se pensate, diciamo, vabbè, qui adesso, vabbè. Io mi sono segnato ovviamente tantissime domande, però volevo dare la parola, un po' aprire la discussione. C'era Paolo Pecere che insegna a Roma 3, che aveva preparato una serie anche di questioni che forse erano anche un po' in scia con le cose che stavamo dicendo. Qui c'è un microfono, in realtà appunto
vi do delle informazioni logistiche, questa cosa l'abbiamo pensata insomma con un po' di cura insieme a grande comune città, se qualcuno poi esce e vuole lasciare la sua mail e gli altri riferimenti, lì c'è un banchetto dell'accoglienza. Stiamo facendo le riprese perché anche qui in maniera del tutto volontaria c'è l'Hub TV e ovviamente appunto io poi sono l'assessore alla cultura del terzo municipio e quindi ringrazio insomma tutto il terzo municipio. Non le ho dette queste cose semplicemente perché era... Sto provando a utilizzare tutto il tempo possibile per capire delle cose. Paolo, forse tu avevi delle domande, c'è il microfono, ecco. Sì, si sente? Sì, sì. Sì, dunque io ho pensato, più che a domande, così a prolungare la conversazione e mi sembra che il momento sia opportuno perché con Christian, seguendo anche questo percorso, eravate arrivati più o meno, insomma, a un saggio che poi esce sul filo delle tracce, insomma, fine anni 90, primi anni 2000, e io volevo partire da un libro di quel periodo lì, Occhiacci di legno, a partire da una circostanza, e poi farò una domanda anche molto adatta a questa sede. La circostanza è questa, curando un manuale di filosofia per licei, a un certo punto abbiamo voluto aggiungere, siccome oggi alla maturità i ragazzi si misurano con degli estratti di saggi e devono costruire intorno a un discorso vagamente interdisciplinare, e affiancare al manuale un volumetto di letture, e la scommessa era di non mettere altri filosofi ma scrittori, autori, studiosi che potessero tangenzialmente aprire delle vie legate a delle voci, e in questo dizionarietto c'era la voce morale e alla voce morale abbiamo messo Bruno Snell sull'origine della nozione di umanità nell'antichità e Carlo Ginzburg che parla in uno di questi saggi dei limiti della compassione con la distanza geografica e culturale. Si chiama, impare il saggio, uccidere un mandarino cinese, e il sottotitolo di questo saggio è implicazioni morali della distanza. Allora, a partire da questa circostanza, la mia domanda, lo dico subito, è da dove viene e in che direzione va questo lato che potrei definire filosofico della sua ricerca storiografica. Però, invece di metterla così seccamente, anche diciamo per coinvolgere chi magari non ha letto tanti libri di Carlo Ginzburg e li vuole leggere dopo oggi, vorrei illustrare questa domanda con la mia esperienza di avvicinamento sui testi, perché appunto io sono uno storico della filosofia, ma di storia in senso, come dire, proprio, so poco, e ho letto quasi tutti i suoi libri, capendo pochissimo, essendo totalmente ignorante delle cose che c'erano scritte. Inoltre li ho letti come letture di piacere, cioè proprio in un momento, non nel momento al tavolo, nel momento dello svolgimento di una ricerca, ma come si legge un romanzo, ecco. E poi a un certo punto c'erano dei nessi, per esempio mi ero occupato di De Martino, e quindi da lì uno storico evidentemente interessato a questioni che usava molta filosofia per interpretare i suoi documenti, però comunque era un fatto curioso. Poi dopo, leggendo Occhiacci di legno, mi sono accorto però di una circostanza interessante. In questo libro lei, nell'erudizione insomma che in generale si trova sempre nei suoi libri, cita moltissimo Platone, Aristotele, cioè si vede che ha letto con attenzione, cita passi dei dialoghi anche relativamente poco discussi, e poi anche Hume e così via dicendo, tanti filosofi, diciamo, personaggi che insomma con cui ho a che fare normalmente. Quindi mi sembrava che ci fosse una singolare attenzione da parte di uno storico che poi appunto per lo più è noto per lavori che sono partiti da un orizzonte storiografico legato al Cinquecento e così via, ma che appunto chiaramente ha una spiccata attenzione per il contemporaneo. Quindi mi domandavo da dove viene, come, se lei è consapevole, come ha voluto utilizzare questo lato della sua ricerca. E un'altra traccia testuale che mi portava in questa direzione è che molti dei suoi saggi sono intitolati a dei termini, per esempio rappresentazione, mito, ancora di recente il volume Paura, Reverenza, Terrore, e l'uso che lei fa di questi termini delle volte è chiaramente consapevole di risonanze attuali di questi termini, come a voler scavare verso delle poco note o addirittura totalmente ignote o rimosse radici della storia dei significati in un certo termine. E quindi a me veniva anche un paragone da ovviamente lettore soprattutto di testi di filosofia, questi saggi, soprattutto quelli appunto delle raccolte di saggi, ora non sto parlando quindi dei grandi volumi monografici, sembrano dei dialoghi socratici delle volte,
Cioè si parla di mito, si parla di terrore, si parla di rappresentazione, e lei insegue un po' una definizione che a volte arriva alla fine dell'articolo, ovviamente provvisoria, dei tentativi di definizione, ma sembra che la cosa più importante sia il percorso che propone il lettore, che spesso passa per testi completamente ignorati, soprattutto da chi stava indagando quel tema. Quindi questa, diciamo, è la mia illustrazione della domanda. Sì, in realtà ci sono molte domande intrecciate e non so se riuscirò a rispondere a tutte. Ecco, io partirei però da un'osservazione che lei ha fatto alla fine, cioè io riflettendo sul genere saggio ho scritto che ho certe volte l'impressione di trovare la risposta e poi passo magari degli anni per costruire la domanda. Cioè è una curiosa sensazione, cioè un Io ricordo, per esempio, allora lei citava Paura, reverenza, terrore, lì c'è un saggio su Guernica. Allora, tutti hanno visto Guernica in riproduzione, eccetera. Io ricordo che molti anni fa fui invitato a un convegno a Marsiglia, dove non ero mai stato, e sono entrato con uno storico francese, Jacques Revel, molto noto, che ha scritto sulla microstoria, poi, eccetera. Allora entriamo nel museo di Marsiglia, al Musée des Beaux-Arts, e entriamo, un luogo dove io non ero mai stato naturalmente, e improvvisamente mi trovo di fronte a un grande quadro e dico: Guernica! Allora, il quadro è un quadro del Settecento, io lì dalla fine del Settecento, io non sapevo niente di quel pittore, è un pittore seguace di Gracco Babeuf, ne parlo in quel saggio su Guernica, però ecco, lì ho proprio avuto l'impressione di essermi trovato di fronte a una risposta, perché secondo me c'era un nesso formale, morfologico, tra la composizione a fregio di quel quadro che rappresenta il Gracco, Caio Gracco, che si fa uccidere da uno schiavo. Lì c'è un'allusione a Babeuf, sia Babeuf che questo pittore Topino Lebrun sono poi stati condannati a morte e andati sulla ghigliottina. Ma io non sapevo niente, io ho reagito, diciamo, al quadro così, e subito mi è venuto in mente Guernica. Allora, naturalmente non voglio dire che io avevo ragione, forse avevo torto, però ho costruito, diciamo, un saggio lavorando per anni per, diciamo, dare una risposta, per dare una domanda a quella che mi pareva una risposta. Allora, questo nel genere saggio è possibile, io trovo che questa è una delle caratteristiche del genere saggio. Devo aver citato qualche parte Adorno sul genere saggio, eccetera. Minima Moralia fu uno dei miei testi formatori, certamente, nella bellissima traduzione di Renato Solmi. Diciamo che, introduzione, diciamo che la passione per la filosofia, certo, è molto antica. Io, appunto, quando sono cominciato a studiare a Pisa, alla scuola normale, ero incerto, in realtà, fra storia dell'arte, linguistica, letteratura, filosofia, storia. Alla fine hai fatto tutto. No. Però, come mi è capitato di dire, io penso che la storiografia, il sapere storico, non sia una fortezza, ma un aeroporto. Quindi uno parte lì e va in varie direzioni. Naturalmente, diciamo, non posso dire di avere una competenza specifica, io non sono uno storico dell'arte, anche se mi sono occupato di immagini ripetutamente, non sono uno storico dell'arte, però ecco, mi appassionano le immagini e mi appassionano i metodi anche degli storici dell'arte. Questo, devo dire, è qualcosa che io ritrovo in tutte queste discipline. C'è una frase molto bella del grande sinologo francese Marcel Granet, che è stata tramandata da Georges Dumézil. E Granet, dico la frase prima in francese, poi la traduco, dice: la méthode, c'est la voie après qu'on l'a parcourue. Il metodo, prima la traduco letteralmente, è la strada dopo che la si è percorsa. Granet faceva un gioco di parole sopra l'etimologia della parola metodo, metaodos in greco, quindi letteralmente dopo la strada. Questa etimologia è dubbia, però, diciamo, Granet ci scherzava sopra. Ma cosa vuol dire questo? Che il metodo non può precedere la ricerca o essere indipendente dalla ricerca empirica.
se ha un senso deve essere, diciamo, una riflessione su una ricerca empirica già fatta, donde, diciamo, la ricchezza inesauribile del libro di postumo di Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, cioè uno storico che si era tuffato, diciamo, nelle fonti, nei documenti, eccetera, che riflette retrospettivamente. Adesso ho perso molte altre domande. Forse sì. Ce n'era un'altra, ma ne faccio una, poi magari ripasso la parola a Paolo. Lo statuto disciplinare, tu rifletti molto sullo statuto disciplinare, e questa cosa ha a che fare anche con appunto i rapporti di forza, come è cambiata l'università italiana, come in qualche modo si è ripensato lo statuto disciplinare in questi anni. A me c'era una frase, mi sono lavorato su Paul Ricoeur, a un certo punto nella sua biografia Ricoeur racconta che stava discutendo con Grémas e Ricoeur diceva: ma tutto il tuo strutturalismo è una fase del mio pensiero ermeneutico e io quindi lo inglobo nella mia... E Grémas gli rispondeva: no, è il tuo pensiero ermeneutico che è un pezzo del mio strutturalismo. Il modo in cui si sono confrontate le discipline, in cui tu attraversi le discipline, spesso è un modo, alle volte appunto di scoperta, ma spesso è anche un modo, un tentativo di inglobare le discipline in altre discipline, di pensare che l'antropologia può servire alla storia, ma può essere inglobata dalla storia, o la storia può essere inglobata dall'antropologia, eccetera, eccetera. Questo ha a che fare poi con gli statuti disciplinari che dagli anni 60 in poi, insomma, sono un po' esplosi. Con questo... Sì, resisto un po' a questo termine inglobare, perché penso che ci sia un dialogo, e io intendo dialogo nel senso di Bakhtin, cioè un dialogo che può essere scontro anche. Però, ecco, l'idea che la storia ingloba l'antropologia, no, io penso che, diciamo, ho imparato moltissimo dagli antropologi, ma qui rispunta l'avvocato del diavolo. Cioè, in quel momento, un paio di decenni, in cui il dialogo fra antropologi e storici sul piano internazionale era molto fitto, gli storici tendevano a dialogare con antropologi orientati storicamente e inversamente. Cioè c'era come una vicinanza che consentiva il dialogo. Per me era l'opposto. Cioè l'antropologo con cui io metaforicamente dialogavo era Claude Lévi-Strauss, cioè uno che ha scritto, diciamo, sulla storia prendendo polemicamente le distanze nei confronti della storia, cioè proponendo una prospettiva veramente astorica, veramente astorica. Certo, diciamo, recentemente, forse 5 anni fa, è stato pubblicato un saggio giovanile in francese, non credo che esista in italiano, una conferenza che Lévi-Strauss aveva fatto quando era un militante socialista a un pubblico di militanti, e in cui parlava dell'antropologia e prendeva una posizione, come dire, a favore del diffusionismo. Ora, io credo che, questo è molto interessante, io credo che il diffusionismo come teoria sia fallace, ma la diffusione esiste. Però Lévi-Strauss retrospettivamente ha scritto una nota che io credo di aver riprodotto integralmente nel mio libro Storia Notturna, in cui dice: anche se le teorie più audaci dei diffusionisti, quindi era un'autocritica tacita nei confronti del se stesso giovanile, dovessero essere provate, quello che rimane da, diciamo, spiegare è, diciamo, la persistenza di determinati tratti culturali, di determinati fenomeni culturali. Questo si riferisce, diciamo, a un ordine di fenomeni e un ordine di spiegazione completamente diverso. Io questa frase la trovo meravigliosa. Cioè, nel senso che, diciamo, ci rituffa nella teoria. La ricezione è un continente che appena adesso si comincia a esplorare. E io qui vorrei consigliare un libro bellissimo sulla ricezione, che è un libro di uno storico dell'arte inglese che ho avuto la fortuna di conoscere, che è morto, Michael Baxendale. Questo libro si chiama Pittura e esperienze sociali, è stato pubblicato a Einaudi, e Baxendale disse che la traduzione italiana era superiore all'originale inglese perché certi documenti erano stati controllati in archivio, eccetera. È un libro stupendo.
e lì uno può, diciamo, capire la ricchezza della ricezione, però sulla ricezione si potrebbe continuare. E lì, certo, c'è un elemento teorico anche, non c'è dubbio. Posso incalzare sulla domanda? Perché no, perché dalla risposta di prima mi è arrivato il discorso che per esempio è sviluppato in spie, del metodo come ricerca, l'analogia con la caccia, no? Trovare tracce e così via. Però effettivamente nei libri di Ginsburg delle volte c'è un salto, per così dire, congetturale, laddove, come esplicito in Sole Notturno, i documenti mancano. È lì che io trovavo anche, come dire, una vocazione ad andare oltre, a rompere anche, a fare un passo che nella metodologia storica tradizionale forse non è stato fatto con facilità. Mi domandavo se Ginsburg nella sua carriera, di fronte a questi, per così dire, azzardi, si sia mai trovato, ecco, additato a storico troppo filosofico, speculativo, e questo forse si lega invece alla simpatia che chi viene da una disciplina abituata alla costruzione teorica, alla congettura, sì, ha trovato nei suoi libri rispetto a quelli di altri storici. Sì, sì. Allora, quel libro Storia Notturna, in cui c'è effettivamente una parte morfologica seguita da una parte dichiaratamente congetturale, congetture euroasiatiche, è stato oggetto di stroncature feroci anche. Cioè è stato tradotto in molte lingue, viene discusso, eccetera, eccetera. Domani verrà discusso, c'è un volume che è stato raccoglie una serie di contributi legati a questo libro, ma questo volume prende doverosamente nota, giustamente nota, anche delle critiche talvolta feroci che mi sono state lanciate. Ora, diciamo, la congettura, io credo che sia uno strumento legittimo, a patto che sia dichiarata come tale. Quindi, da un lato, la passione per la prova, ma però certe volte la prova non si trova. Allora, lì c'è un passaggio, in assenza di documenti, in cui ho usato, diciamo, la morfologia. Nella prefazione a I Benandanti, 1966, io a un certo punto dico, alla fine, Mark Bloch nel suo libro I re taumaturghi distingue due tipi di comparazione, la comparazione storica e la comparazione etnografica, e dice di aver seguito quella storica. Anch'io ho fatto lo stesso, questo è il libro che mi ha convertito alla storia, devo dire, anch'io ho fatto lo stesso e, diciamo, nonostante i rapporti evidenti che esistono fra sciamani siberiani e benandanti friulani. Ma era un bluff. Io, diciamo, non avevo nessuna prova. Ho scritto dopo, cioè quasi 30 anni dopo, ho lavorato per più di 15 anni per trovare le prove di questa ipotesi lanciata lì nel buio. Quindi, a un certo punto, diciamo, mi sono messo a lavorare sopra le rassomiglianze non superficiali ma profonde, quindi l'uso della morfologia. Anche questo è un po' di rapporto, ha a che fare col rapporto con l'avvocato del diavolo, perché la morfologia ignora il tempo e lo spazio, bestemmia per gli storici, e però questo dialogo mi è parso utile, anche se dopo ho usato la morfologia come uno strumento, non come un fine. Allora, Mark Bloch, a proposito della comparazione, e penso che questo valga anche per la comparazione morfologica, ha detto che la comparazione, cioè lo storico che confronta, che usa la comparazione, è paragonabile a un sourcier. Qui c'è un gioco di parole molto bello fra sourcier rabdomante e quello che lavora sulla source, cioè sulla fonte. Quindi lo storico che lavora sulle fonti in una prospettiva comparata è come un rabdomante. La comparazione gli permette di sentire l'acqua che è sotto, però non è in superficie. Allora, questo io lo trovo appassionante. Su questa faccenda della morfologia, devo dire, ho continuato a riflettere. Quindi le rassomiglianze di famiglia di Wittgenstein, ecco che arriviamo, su cui ho scritto un saggio, cioè la fonte di Wittgenstein è Francis Galton, quello che ha, diciamo, dato una forma scientifica e occidentale alle impronte digitali. E Galton
aveva fatto degli esperimenti fotografici impressionanti che io ho riprodotto in questo saggio che vorrei poi ripubblicare, ma esiste anche in italiano in una raccolta. E lui reagisce in realtà a un interlocutore che gli scrive dalla Nuova Zelanda e gli dice siamo alla fine dell'Ottocento, ma sarebbe interessante sovrapporre dei negativi fotografici. Allora lui decide di sovrapporre i ritratti fotografici in bianco e nero dei membri della stessa famiglia. Il risultato è inquietante, perché i tratti ripetuti sono più evidenti, mentre invece poi ci sono come degli aloni che sono legati ai tratti che invece emergono in una famiglia una volta sola. Allora, Wittgenstein, come lei sa benissimo, ha riflettuto a lungo su questa faccenda delle somiglianze di famiglia. Io ho provato a paragonare le rassomiglianze di famiglia, e cioè, diciamo, degli alberi genealogici fotografici compressi in un'immagine, con gli alberi genealogici usati dai filologi per costruire uno stemma di codici. E allora lì c'è curiosamente... Vabbè. Per me anche... Cristian, posso fare un'ultima domanda? Capisco che ti metti in scacco da solo ogni volta, nel senso che un'ipotesi così poi devi studiare 15 anni per provare... Certo, è l'avvocato del diavolo che lavora. Ammazza. Posso fare un'ultima domanda? Vai, poi almeno però per sì anche... No, perché prima ha detto una cosa veramente molto bella e vorrei prenderne spunto, sempre perché è una questione di metodo, riguardo al caso e il metodo della ricerca, a proposito dei motori di ricerca, eccetera. E anche lì ho poi utilizzato i suoi libri come motori di ricerca, un po' queste associazioni a volte impreviste o casuali. Però qui c'è un tema, è uscito qualche anno fa un libro che si chiama La bolla del filtro, che parla di come gli algoritmi condizionano ciò che noi vediamo quando facciamo una ricerca su un motore di ricerca, avvicinandolo a ricerche passate, quindi creano una sorta di uniformità. Inoltre tendono a dare la precedenza, per una serie di ragioni anche, diciamo, editoriali, di riproduzione di materiali, a testi recenti. E quindi vorrei un commento su questo a proposito di un tema di cui oggi si discute molto, cioè il rapporto tra il valore dello studio della storia e il presentismo, cioè lo schiacciamento del nostro sguardo sul punto di vista del presente. Per esempio Adriano Prosperi proprio ha scritto in un'intervista di qualche anno fa che lo scopo della storia è proprio l'arricchimento di uno sguardo impoverito che vede solo il presente. E questo è un tema di cui si parlava molto qualche decennio fa. In tanti campi, ho trovato un passo di Einstein bellissimo che diceva bisogna studiare la storia della scienza per superare i pregiudizi della nostra generazione. C'è un saggio, qualche anno fa in Italia se ne è parlato perché c'è un articolo di Panoschi che si chiama In difesa della Torre d'Avorio, dove parla di questo tema, appunto di questa immagine tanto bistrattata della Torre d'Avorio, ma dalla Torre d'Avorio si vede più lontano anche nel passato e permette una prospettiva non schiacciata sul presente. Ecco, volevo un suo commento perché il metodo storico, al di là di quello che ci può permettere, ecco, anche questa componente casuale, ci aiuta anche, come dire, da antidoto rispetto all'immagine che anche una ricerca, per esempio su internet, ci può dare in forma impoverita per via di come gli algoritmi condizionano i risultati. Dunque, grazie per questa la bolla del filtro che io non conosco e che cercherò subito. Allora, io ho scritto un saggio che, diciamo, non esiste in italiano, dovrò tradurlo, ma è uscito in inglese e in altre lingue, si chiamerà Le nostre parole e le loro. Questo, io sono partito da... Una dicotomia che è stata lanciata da Kenneth Pike, che era un linguista, antropologo e missionario protestante americano. E lui parla di livello ethic, che non ha niente a che fare con l'etica, ma con la phonetics, con la fonetica, e queste sono le categorie degli osservatori, dell'osservatore. E poi il livello imic, cioè phonemics, e sono le categorie degli attori. Io ero rimasto colpito da questa contrapposizione, che ha a che fare naturalmente col presente, no? Perché, diciamo, da un lato mi piaceva l'idea della dicotomia, cioè, e però
e trovavo che c'era un elemento un po' ingenuo da parte di Pike, cioè nel senso che lui dice il livello scientifico è quello dell'osservatore, il livello etic. Già, ma questo però non è il punto di partenza, questo è il punto d'arrivo. Allora io ho scritto un articolo in cui ho, diciamo, riletto Pike attraverso Bloch, che si era chiesto, molto prima di Pike, alla fine degli anni 30, ma è lecito usare il termine classe, nel senso di classe sociale, quando parliamo del Medioevo, cioè un'età in cui questo termine aveva un significato completamente diverso? Allora, questo è un saggio magnifico. Bloch, nell'Apologia della storia, si ripropone questo problema, e io ho messo in epigrafe al mio saggio una battuta di Bloch in cui dice, più o meno, fortunati i chimici che hanno avuto a che fare con degli elementi che non si autonominavano. Allora, io ragiono proprio su questo, cioè dico, ma gli storici partono inevitabilmente da domande anacronistiche formulate nel loro linguaggio, però è possibile acchiappare attraverso un dialogo con la documentazione, acchiappare il livello imic, il livello degli attori. C'è questo dialogo che è potenzialmente interminabile fra le nostre parole e le loro, però riusciamo a modificare le nostre parole. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, il presentismo. Si parte necessariamente dal presente e però si può modificare la domanda iniziale. Ecco, lei diceva, ma il filtro è come dire, deformante, è il filtro di internet, perché diciamo ci sono, si tende a privilegiare domande, diciamo, dati più recenti. Ora io, diciamo, mi ero messo a giocare con il catalogo elettronico di UCLA. In realtà era un gioco che io ho fatto con Adriano Prosperi quando lavoravamo insieme, lo facevamo sopra il catalogo a schede dell'Archiginnasio a Bologna, ma però con il catalogo elettronico funziona molto rapidamente ed è appassionante. Allora l'idea è chiedere una parola e poi vedere cosa esce fuori e poi cominciare a riflettere e a seguire una pista, che però è una pista ignota. Ora, io a un certo punto mi ero messo a farlo sistematicamente, cioè ho pensato, io stavo scrivendo un saggio sopra uno dei libri che hanno più contato nella mia formazione, cioè Mimesis di Auerbach, e c'è un capitolo meraviglioso, il libro è meraviglioso, ma un capitolo meraviglioso su la Borsa di Londra, in una pagina famosa di Voltaire. Il saggio è dedicato al mio amico Adriano Sofri, che mi fece notare che dopo l'11 settembre la prima istituzione che riaprì a New York era la borsa. Ora, io lavoravo su Auerbach, però l'idea era di lavorare anche su Voltaire. Era un gioco di scatole cinesi. Auerbach che legge Voltaire, io che leggo Auerbach, qualcun altro leggerà me. Ora, diciamo, a un certo punto mi sono detto, ma potrei fare un esperimento. Prendo il primo paragrafo di un bellissimo scritto postumo di Voltaire, il Traité de Métaphysique, e cerco tutte le parole sul catalogo elettronico. Allora, comincio da una parola, un nome proprio, Cafreri. C'è un essere venuto allo spazio che arriva nell'Africa del Sud, c'è una battuta razzista su un nero, Voltaire aveva anche questi lati, vabbè. Cafreri non trovo niente. Allora provo Cafre. Escono fuori, mi pare, 7 titoli. Cerco il più antico, i 2 più antichi. Questa è una scelta, forse una scelta contro, ma quel filtro non agiva in quel momento. Comunque io scelgo, per mio interesse, i più antichi. 2, un nome sconosciuto, Jean-Pierre Puri, uno scritto pubblicato ad Amsterdam nel 1719, un progetto di colonizzazione dei paesi, compreso il Pays de Cafre, come scopo. E poi, un caso, il libro, anziché essere tra i libri rari, era invece in fotocopia negli scaffali di UCLA. Quindi comincio vado su, comincio a guardarlo rapidamente,
gli scatta il pregiudizio, come poi ho capito. Cioè, trovo un mucchio di, non sapevo chi fosse Stupirri, trovo un mucchio di citazioni dall'Antico Testamento e mi penso a Weber. Io non sapevo che questo fosse un ugonotto, un protestante di Neuchâtel, non lo sapevo, però il pregiudizio era già scattato. Perché pensavo espansione coloniale, citazioni dall'Antico Testamento, vabbè, scopro che effettivamente è uno di Neuchâtel, sono andato a Neuchâtel a vedere l'archivio, a cercare i suoi documenti in archivio, scendo dal treno, non ero mai stato a Neuchâtel, vedo una statua accanto alla stazione, non era la statua di Puri, era la statua di suo fratello che aveva fatto un'enorme quantità di soldi con la tratta degli schiavi col Brasile. Allora, tu, la città era stata, diciamo, gli ospedali, le scuole erano state tutte un benefattore locale. Allora, ho seguito Puri, ma adesso vabbè, adesso però vado troppo avanti, vorrei fermarmi. E, comunque questo è il caso, appunto. Il sottotitolo del saggio che ho scritto, in cui ho inscenato una sorta di dialogo mentale fra Marx e Weber, si chiama Un esperimento di microstoria. Vabbè. È veramente una caccia alla Sherlock Holmes, bellissimo. Io aprirei un po' le domande. Puoi venire qui, Luca De Fiore, che è anche un editore di qui vicino, è una bellissima edizione scientifica, soprattutto che riguardano la storia della medicina, o comunque la medicina in generale. Una curiosità più che altro personale, diciamo. Allora, quando lei propose l'approccio della microstoria, intendeva superare la visione della storia di lungo periodo delle Annal oppure integrarla in qualche modo? Ma io non ho proposto nulla. Questa proposta è venuta fuori da una discussione. Allora, in realtà questo libro, comunque grazie per la domanda, che è assolutamente pertinente. Cioè, questo libro è stato letto, Il formaggio ai vermi, è stato letto, lo dico nella postfazione, è stato letto come un esempio di microstoria. Ma in realtà la parola microstoria nel libro non c'è, perché la discussione sulla microstoria nacque dopo. Io ho scritto anche un saggio, due o tre cose che so di lei, un omaggio, microstoria, un omaggio a Godard, cercando di capire com'è che ero venuto in contatto con questo termine. Però l'idea della polemica con la longue durée non c'era assolutamente. Non c'era assolutamente, anche se, diciamo, in un saggio che io scrissi con Carlo Poni, che fu uno degli interlocutori in questa discussione da cui emerse la microstoria, insieme a Giovanni Levi e Edoardo Grandi, scrisse un saggio molto breve con Carlo Poni che si chiamava Il nome e il come, un saggio, titolo scelto da Carlo Poni, anche se poi quando venne tradotto in francese si chiamava per esempio La microhistoire, in cui proponemmo, diciamo, sì, qualcosa del genere, proponemmo effettivamente la microstoria, una versione della microstoria, e lo presentammo a un convegno che si svolgeva a Roma con gli storici dell'Annal. Mi ricordo che c'era Jacques Le Goff e altri, e il sottotitolo, anche questo voluto da Poni, era Scambio ineguale e mercato storiografico. Cioè l'idea era, esplicita questa, di, diciamo, usare la ricchezza degli archivi italiani e la nostra proposta come un modo per rovesciare un rapporto che poteva sembrare di sudditanza nei confronti della storiografia francese dell'Annal. Quindi la cosa, diciamo, ha avuto una fortuna curiosa, nel senso che, diciamo, la microstoria c'è stata una prima onda di interesse in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania, poi una seconda onda in Islanda, nella Corea del Sud. Sono uscite antologie sulla microstoria in coreano, in islandese. Oggi c'è un network di storici che si richiamano alla microstoria, che è diretto da uno storico ungherese e uno storico islandese. Ora, tutto questo ha a che fare, secondo me, con la geopolitica.
Cioè, nel senso che la microstoria è stata vista, cioè, intendiamoci, micro, togliamo di mezzo un equivoco possibile, micro non ha niente a che fare con le dimensioni reali o simboliche dell'oggetto. Micro ha a che fare col microscopio. Tant'è vero che, diciamo, la collana Microstorie, che Einaudi pubblicò, era diretta da Giovanni Levi e da me, cominciò con un libro mio su Piero della Francesca, cioè, mica piccolo. Allora, uno dei più grandi pittori sia mai esistiti. Quindi l'idea del, diciamo, dello sguardo analitico, che però può, diciamo, essere rivolto a una comunità di, diciamo, di pescatori islandesi e, diciamo, avere una, un ascolto internazionale, benché, diciamo, si tratti di un paese tradizionalmente considerato periferico. Quindi, secondo me, questa fortuna della microstoria in Corea del Sud, in Ungheria, eccetera, ha a che fare con questo. Ma qui il precedente è Malinowski, cioè il fondatore dell'antropologia moderna, che disse: non è la tribù tale o tale che conta, sono le domande che poniamo alla tribù. Quindi, voglio dire, qui è già un ulteriore esempio di quel dialogo fra storici e antropologi. Quindi c'è stata poi una ricezione da parte dell'Annal, cioè l'Annal, Jacques Revel pubblicò un editoriale in cui c'era proprio una, stavo per dire inglobare, sì, tradurre, diciamo, la microstoria in una prospettiva francese, ma l'ho visto l'altro giorno a Blois, abbiamo discusso di questo. Io ho detto, ma qui non ha niente a che fare con, cioè è un episodio di dialogo in cui c'è la riappropriazione, fa parte della ricezione. Però il, diciamo, la prospettiva di lungo periodo non era esclusa. Certo, nel libro Storia Notturna è al centro, in altri libri meno, ma però non c'era nessuna polemica. Sì. Con laggiù. Che puoi venire qui, che il microfono non arriva fino laggiù, stiamo facendo la registrazione. Sì, grazie. Intanto volevo dire che forse ci sono dei libri che sono pochi libri in vendita, grazie alla libreria Scuola e Cultura, e se qualcuno li vuole sono lì. Non so se possa essere considerata una domanda oppure un proseguimento del discorso che stava facendo lei prima per quanto riguarda il gioco che faceva nel cercare parole, connessioni e così via. C'è un libro relativamente recente di un ricercatore americano, Seth Stevens Davidovitz, che è stato tradotto adesso anche in Italia dalla editrice della Lewis, che in inglese si intitola Everybody Lies, e in realtà in italiano è stato tradotto La macchina della verità digitale. Alla fine lui parte da una di queste comparazioni assolutamente congetturali, cioè lui il suo primo saggio l'ha scritto mostrando che un grafico sul territorio americano delle barzellette razziste in un determinato momento della gestione Obama coincideva perfettamente con il grafico dei votanti di Trump nella successiva elezione. Da questa riflessione lui parte con tutto un lavoro sui big data, sull'enorme quantità di dati. Ecco, questo suo lavoro che parte a volte da queste associazioni potrebbe avere un'enorme miniera in big data, in questi grandi movimenti numerici, perché, ed è una delle teorie di questo libro, questi movimenti hanno una qualità che in queste dimensioni, quando sono ricerche su posti a volte anche scomodi, parlano di cultura, di storia, di movimenti di massa senza mentire. E questa è un'enorme possibilità per associare delle cose apparentemente lontane e per lavorare per poi avere quelle prove che a volte invece non si riesce a trovare sulle congetture. E questo è ovviamente è tutto molto schiacciato sul presente, sulle cose che succedono adesso. Però, per esempio, un esempio che fa questo libro è tutte le ricerche di sessuologia dovrebbero essere rifatte guardando che cosa le persone cercano nei siti pornografici, perché lì dicono la verità. Nelle ricerche dei sociologi forse non le dicevano, per fare un esempio.
Sì, la ringrazio molto, io cercherò certamente questo libro che non conosco. Ecco, diciamo, io non ho mai avuto a che fare con i big data. C'è un libro che ho letto, che è uscito un paio d'anni fa, quello che si chiama Manifesto per la Storia, uscito anche in italiano, che è tutto sui big data e, diciamo, critica la microstoria. C'è un'eccezione per Storia Notturna, perché lì, diciamo, c'è la prospettiva di lungo periodo. Devo dire che io ho trovato questo libro molto deludente, molto, molto deludente, e temo che il rischio del lavoro sui big data sia quello di trovare quello che si cerca. Cioè, diciamo, è la mia passione per le anomalie che mi rende cauto. Cioè, diciamo, io, intendiamoci, io non sono interessato alle anomalie in una prospettiva foucaultiana, cioè ideologica. Pierre Rivière, che diventa una specie di santo maledetto perché ha, diciamo, sterminato la sua famiglia. Tutto questo è lontanissimo da me. No, l'anomalia mi interessa da un punto di vista cognitivo. Perché? Perché la norma non può mai includere tutte le violazioni della norma, mentre le anomalie per definizione includono la norma. Allora, avevo detto questo e un mio amico, che è uno storico brasiliano, Espada Lima, che ha scritto un libro amplissimo sulla microstoria italiana, mi ha detto: ma ti rendi conto che questo è quello che ha scritto Carl Schmitt nella sua teologia politica? Mi sono stupito, perché in effetti avevo detto questo molto prima di leggere Schmitt. Però sono andato a vedere cosa dice Schmitt, perché avevo un vago ricordo. Lui dice: non è sua l'idea della ricchezza delle anomalie, ricchezza cognitiva, è di un teologo protestante. Schmitt, nel suo estremismo cattolico, razzista, nazista, ma diciamo in questo caso il suo estremismo cattolico, non dice il nome del teologo protestante, che è Kierkegaard. Vabbè. Allora, io penso che sia difficile far coesistere i big data con l'anomalia. Mi paiono due prospettive incompatibili. Quindi, diciamo, questo è il mio pregiudizio, diciamo. Questo libro cerca di mostrare che in realtà dove c'era prima anomalia potrebbe esserci una regolarità. Questa è la cosa, la sfida. Leggerò certamente questo libro, grazie. Ne ho già trovati due. Puoi venire qui? Grazie. Buonasera. Buonasera. Sta funzionando? Sì. Ok. Buonasera. Io in realtà ho una domanda e riprendo un po' l'etimologia interessante che aveva proposto di metodo, no? Quindi la mia domanda è, da studiosa, non specialista, mi sto laureando in storia antica e quindi ho molti dubbi. però volevo proprio chiederle, piuttosto che una strada dopo, retrospettiva, quindi ho fatto la mia ricerca e da lì delineo un metodo con cui poi procedere, volevo chiederle forse un consiglio, un'indicazione segnaletica su proprio con quale strada procedere una ricerca. Perché la mia sensazione, io non sapevo nemmeno dell'esistenza del concetto di presentismo, però ho una sensazione proprio da, penso di nuovo, studentessa, è come se questo sguardo al passato, che poi mi interessa tantissimo, poi perdessi un po' di aderenza con il presente. Mi sento come un po' dilaniata tra queste due dimensioni. E poi ho letto anche molto sul fatto che studiare il passato, quello che poi sentiamo sempre, ci dà chiarezza sul insomma, che poi uno può chiarificare l'altra. Però, insomma, volevo sapere lei come ha fatto, insomma. No, ma nel senso che, voglio dire, io sarei tentato di chiederle, ma su quale tema sta lavorando? Se posso chiederlo. No, no, certo. No, non volevo poi... Vabbè. No, no, ma perché poi volevo commentare, se okay. Mi è possibile. No, per... farsi fare tutoraggio da Ginsburg così, No, ecco. No, il mio tema è sempre storiografico, però storia antica romana. Sì. E quindi sto all'inizio del Medioevo, IV secolo, anche tardo antico.
E mi interessa tantissimo, vorrei continuare con la ricerca dopo la laurea. Però poi da... Ma qual è il tema? Ah no, no, il tema ci sta, il tema sta studiando le dinamiche che avvenivano in una città tardo antica come Antiochia in Siria, e nello specifico quelle che avvenivano a teatro, quindi con i disordini che scoppiavano. Però... Ma, scusi, qui il presente è chiaro, no? Cioè, è chiaro come domanda, poi... voglio dire... Cioè, la sua domanda, ma questo naturalmente non è una critica, io ho detto necessariamente le nostre domande sono legate alla nostra esperienza, qui sono legate al presente. Quello che lei troverà, certo, non è il presente, lei farà una ricerca e troverà qualcosa che non si aspetta. Ma però il senso della ricerca è questo, è questo. Scusi la banalità. No, no, anzi, grazie mille. Scendi, scendi perché il microfono ha un filo lungo ma non così lungo. Eccoci, allora professore, due cose, una gliela dico e una gliela chiedo. Io ho ascoltato con vivo interesse, in modo particolare tutto il discorso che lei ha fatto sulle classi e sui chimici. Per quanto riguarda i chimici, lei diceva, beati i chimici che studiano elementi... È Bloch che lo dice. Esatto, ma anche lei, sì. Elementi che non si nominano. E questa è una fortuna, perché uno si trova ad avere a che fare con elementi chimici che nella loro essenza si possono combinare in tanti modi, ma sono sempre quelli. Per quanto riguarda invece la questione delle classi, che è un argomento interessantissimo e sempre attuale, lei parlava prima del fatto del Medioevo e quindi l'uso del concetto di classe nel Medioevo, in cui queste classi erano diversissime. Diversissime da quelle di altri. Il termine non aveva quel significato, questo è quello che dice Bloch. Ma neanche, come dire, la suddivisione, la segmentazione, certo, di conseguenza. E in India, lei prima parlava di questo studioso indiano, sì, il quale le chiedeva esattamente cosa vuol dire essere subalterni. Allora, io l'India l'ho girata in lungo e in largo e ho trovato un proletariato subalterno oggi, che è un proletariato di fabbrica di tipo marxiano, volendolo definire così, oltre a classi subalterne di tipo castale, sempre presenti, perché l'India è un reticolo di ordinamenti in cui si capisce benissimo qual è la subalternità. E quindi questa domanda a me mi ha stupito tantissimo. No, ma mi perdoni, c'è un equivoco qui, perché la domanda era, ma qual è, lei è italiano, io? Sì. Quindi questo aveva letto Gramsci in inglese e dice, ma qual è esattamente il significato in italiano del termine subalterno? Allora sì, perché... Quindi è una domanda sul termine, non sulla realtà della subalternità. Quindi diciamo è una domanda di tipo, come dire, riferita al lemma, filologico. Sì, 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 sì. Oggi invece siamo in una stagione in cui è difficile fare ricerca su alcuni argomenti e anche fare politica perché le differenze sociali aumentano, ma la classe come concetto viene negato e quindi c'è una sparizione dalle tematiche politiche di queste vicende e questo rende tutte le cose più difficili. Sì, sì, sono d'accordissimo, però la domanda di Bloch a se stesso, sì, a cui risponde è il termine classe, di nuovo sul termine, il termine classe nel Medioevo non aveva il significato di classe sociale. Possiamo usarlo in quel senso? Come gli stati pre-rivoluzionari francesi. Allora, il libro più famoso di Bloch si chiama La società feudale. La società, il termine società non aveva quel significato nel Medioevo, lo comincia a avere solo col Settecento. Il termine feudale ha per Bloch, lo dice, un significato completamente diverso da quello usato dagli attori. Cioè, ancora una volta, ci troviamo di fronte alla dicotomia fra la lingua dell'osservatore e la lingua degli attori. Allora, questa dicotomia, io penso, deve essere presente agli storici, perché altrimenti gli storici si comportano come dei ventriloqui che fanno parlare gli attori con i loro termini. E questo va evitato, a meno di non dire, guardate, uso il termine classe, ma loro non lo usavano. E questo è legittimo. Per esempio in Friuli, che lei ha visitato e dove è stato tante volte, c'è questa suddivisione di classi sociali e si usa parlare di sottans e sorestans. Cioè il sottan è quello che sta sotto, sì, ed è un mondo molto vasto. Il sorestan è il soprastante, è nel Friuli antico il nobile e poi dopo si è sostituito un potente che è un politico, che è anche un distributore, un mediatore, una figura di questo tipo. E quindi, come dire, si può distinguere molto bene, c'è tutta una serie di novellieri che parlano di questo anche in termini, come dire, critici e anche nel termine del mugugno.
ce n'è uno in particolare che fa tutto questo discorso tra sottanze e sorestanze, ora defunto, che si chiama Riedo Puppo, il quale è un udinese che parlava sempre di questo argomento, sempre di questo argomento. Grazie, la ringrazio. Un'altra cosa voglio chiederle brevemente, lei nei Benandanti, che io ho letto tanti anni fa, parlava degli stregoni e degli sbilfoni. Allora, gli sbilfoni, io l'ho visto una volta o due nel libro, perché il libro l'ho letto tanti anni fa, potrei sbagliarmi. Sì, è vero. Allora, sbilfoni è una parola che ha un significato. Secondo me lo sbilfone è un ipnotizzatore. È una specie di ipnotizzatore, perché in friulano ti sbilfi, parola che usano solo persone molto avanti negli anni ormai, significa ti cavo gli occhi. Quindi l'ipnotizzatore è quello che dice a me gli occhi. Secondo me lo sbilfone è questo tipo di figura. Non so adesso nelle sue ricerche a che punto è arrivato lei. La ringrazio molto. Io in questo momento mi sto interessando agli ipnotizzatori, ma non mi guarderei bene da supporre che esisteva qualcosa di simile all'ipnotismo ottocentesco nel Friuli del Cinquecento. La ringrazio. Grazie, però grazie. Sera Paolo. Sì, sì. Innanzitutto grazie a Christian per aver invitato qui il professore, perché per me è una vera emozione, perché da giovane studente di storia medievale leggere i Benandanti insieme al Mondo Magico di De Martino e a Gramsci determinò il mio corso di studio. Infatti mi laureai su una tesi sulla stregoneria e poi il dottorato lo feci sui processi di canonizzazione, che era l'altra faccia. E questa è una cosa che oggi mi fa veramente piacere poterla rincontrare dopo tanti anni. Che ai tempi, ormai passai più di 30 anni da quando mi sono laureato, e ascoltavo adesso anche la questione medievale, effettivamente lì, io però lì ho imparato da lei, da Gramsci e da De Martino, che nella dinamica cultura egemone, cultura subalterna, noi abbiamo un metodo di studio obliquo che può entrare e può studiare in qualsiasi tipo di società, appunto da un punto di vista storico e antropologico. Non mi è mai piaciuta la parola microstoria, perché microstoria è come la macrostoria, come la microeconomia, la macroeconomia. Ultimamente ho trovato un termine che mi piace molto di più, che è le vite minuscole di Pierre Michon. E leggendo quello ho pensato a una cosa che lei nei suoi libri, non so se all'epoca, ma forse dopo, Marguerite Yourcenar, lei scrive di Adriano, ma scrive anche Una vita oscura, che è la vita minuscola, è esattamente la vita di un, che potrebbe essere di un benandante. E per ultimo, e questo è, poi chiudo, io ho sempre avuto questa curiosità, gli avversari dei benandanti, chi erano, dove erano, qual è la loro vita minuscola? Qualcuno poi l'ha studiata, coloro con i quali si scontravano tre volte l'anno, perché quell'altra parte, allora, se i benandanti come tutti, come abbiamo detto, possono essere in qualche modo un protomodello di lotta di classe, adesso semplifichiamola così, gli altri chi erano? Non appartenevano certamente alla classe egemone, anche loro subalterni, ma in che dinamica politica, questa così per giocare? Ma adesso... per i benandanti erano degli spiriti, quindi non ne sappiamo niente per definizione. Io però vorrei obiettare al termine vite minuscole, perché come ho detto, diciamo, in quella serie microstorie c'è un libro su Galileo, che è stato tradotto in molte lingue, Galileo non mi pare una vita minuscola, è un libro su Piero della Francesca, di nuovo non è una vita minuscola. Quindi obietto attraverso la pratica, diciamo, storiografica, a questa sua proposta, perché non mi pare che renda giustizia, diciamo, al tipo di impostazione microscopica, non ha niente a che fare. Io sotto il microscopio ovviamente posso mettere un pezzo di pelle di elefante o l'ala di un coleottero, ma è l'analisi che è decisiva, è lo studio di casi, perché i casi implicano la serie e quindi la generalizzazione. Io ricordo che anni fa fu invitato a Cambridge a parlare della microstoria e esordì dicendo: la microstoria è una via maestra verso la generalizzazione. Era una provocazione, ma però era seria. Cioè, nel senso che io credo che effettivamente anche a partire dalle anomalie si può generalizzare. Forse c'è spazio per una o due domande ancora, poi... Sì,
Sì, buonasera a tutti. Il tempo è pochissimo. Volevo tornare alle sue prime due parole, professore. Qui il privilegio è stato tutto nostro. Il privilegio è stato tutto nostro. Lei parlava di percepire questo privilegio da parte sua, ma è stato, ripeto, soltanto di chi oggi ha avuto la fortuna di ascoltarlo. Vorrei affidarle, se posso, in punta di piedi, vorrei parlare con lei per ore della terra di rimorso, di quella quella produzione che è stata qui ricordata più volte. La però terra, in punta di piedi, non ho capito. La terra? La terra di rimorso, che sì, insomma considero quasi quasi un capolavoro della letteratura italiana in qualche modo, no? Pur avendo un profilo di carattere saggistico e storiografico. Però se posso in punta di piedi le vorrei affinare un piccolissimo compito, perché mi colpiscono questi ragazzi e queste ragazze che sin qui l'hanno seguita e che sin qui hanno sicuramente appreso da come lei si è rappresentato, da quello che ha detto, dalle chiavi di lettura ricchissime che ci ha fornito. Ma se io glieli segnalassi come interlocutori diretti, cosa potrebbe lasciare ancora a questi ragazzi che hanno speso il loro tempo per ascoltare Carlo Ginzburg e quindi sanno, per esempio, già sono nella logica del non accontentarsi, no? Perché sennò non sarebbero qui, e da lei oggi l'hanno imparato ancora di più. Cosa potrebbe lasciar detto di più a questi magnifiche ragazze e magnifici ragazzi che sono qui ad ascoltarla oggi? Grazie. Ma grazie, ma io veramente non avrei nulla di specifico da suggerire. Spero che diciamo quello che è stato detto qui, domande, risposte, eccetera, abbia suscitato delle curiosità, e poi stiamo a vedere. Solo è l'imprevisto. Caso. Sole anomalie. Va bene. Io forse mi fermerei qui, anche perché appunto sei stato generosissimo, veramente, sei stato generosissimo a venire, sei stato generosissimo a chiacchierare con noi, ti ringraziamo moltissimo. C'è qualche libro qui, ma sono pochissimi i libri. Sono finiti. Vabbè, insomma, io chiaramente appunto ringrazio moltissimo Adelphi, che sta ripubblicando i tuoi libri, che ha ripubblicato appunto da poco Il formaggio Vermi. Oggi mi dicevi che è arrivata appena una copia della riedizione di Occhiacci di legno per Quodlibet, una parte, diciamo, dei tuoi saggi che erano Feltrinelli, ancora si trovano Feltrinelli, Rapporti di forza, Il filo e le tracce è per Quodlibet, e insomma grazie ancora davvero, e spero che ci ritorni a trovare. Grazie a voi moltissimo. Grazie. Presidente del municipio, grazie. Caudo, grazie a Grande come la grazie. Città, se c'è qualcuno che vuole lasciarci le mail. Se c'è qualcuno che vuole lasciarci una mail, sia per essere aggiornato che per darci una mano, lì sopra c'è un gruppo accoglienza. Grazie mille.